E siamo già al secondo giorno della nostra novena in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio e come vi ho detto e accennato ieri, in questo tempo, ma anche un po' dopo la novena, vogliamo farci aiutare dall'esperienza sacerdotale di Padre Pio a riflettere sul sacerdozio. E soprattutto vogliamo dare spunti di riflessione a chi oggi vive questo ministero sacerdotale, sia come prete diocesano, ma anche come sacerdote appartenente a un ordine, oppure a una congregazione, oppure a un istituto religioso. E il nostro compagno di viaggio è l'ultimo testo di Padre Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai Sacerdoti. Questo testo, che chiaramente si può tranquillamente ordinare presso la nostra casa editrice, ma anche si può ordinarla tramite internet, è un testo veramente molto fluido. Non è un testo, diciamo, molto impegnativo nel senso scientifico, no, ma è molto divulgativo, fluido, appunto rispecchiando quello che è il linguaggio e la tipicità dei due autori, sia Padre Emiliano Antenucci che Stefano Campanella, di cui conosciamo l'arte comunicativa alquanto immediata e alquanto anche semplice. Direi che in questo testo, composto da quattro capitoli, il primo capitolo parla delle difficoltà che Padre Pio ha dovuto affrontare prima di essere ordinato presbitero e poi prima di avere l'autorizzazione alla confessione. Il secondo capitolo è una sintesi di come Padre Pio ha vissuto la sua esperienza di sacerdote, un capitolo molto importante perché ricco di spunti, di riflessioni e anche ricco di, come dire, tra virgolette, mazzate per chi non vive bene questo ministero. E poi il terzo capitolo, che è una lettera che Fra Emiliano scrive da frate e da sacerdote, ma io aggiungo anche da cristiano e da uomo, ai suoi confratelli. È una parte, questa terza, su cui io penso di soffermarmi di più, perché aiuta non solo i sacerdoti a prendere ancora una volta coscienza del ministero, della ricchezza, dell'altezza, della dignità del ministero sacerdotale, ma aiuta anche a comprendere le insidie, le malattie, le patologie dei sacerdoti che non vivono bene il ministero sacerdotale, ma dall'altro lato aiuta anche il popolo di Dio, per cui i sacerdoti vengono ordinati, aiuta il popolo di Dio a comprendere il sacerdote nel suo ministero, nel suo impegno non facile, e a saperli capire e a saperli accompagnare, soprattutto nelle loro difficoltà. L'ultimo capitolo è un dialogo tra Fra Emiliano, quindi tra un sacerdote, e Stefano Campanella, un laico, un papà di famiglia, che discutono sul sacerdozio oggi, sulle difficoltà, ma anche sulle potenzialità e sulla bellezza del sacerdozio. Mi raccomando, se volete, prendete questo testo e leggiamolo insieme con me, fino a quando noi vi offriremo spunti che andremo a trarre appunto dal testo Lettera ai Sacerdoti di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!